I nostri laghi sono bellissimi, sono un fiore all'occhiello della nostra provincia. Arrivano turisti da tutta Europa e anche oltre. E per questa ragione dobbiamo avere molta attenzione e cura del nostro lago. E che purtroppo vi è stato riscontrato un eccesso di fosforo e azoto, che sono di provenienza soprattutto industriale e domestica, che causa poi questa proliferazione di alghe, le quali a loro volta consumano ossigeno che devastano l'ecosistema lacustre. Quindi anche nei pesci addirittura sono stati trovati dei livelli a dir poco allarmanti di PCB e di diossine, per poi non parlare dei cianobatteri. E ci sono delle immagini su Facebook da una pagina che si chiama Salvaguardia Lago di Iseo, dove effettivamente si vede la situazione allarmante delle alghe, che è una proliferazione veramente mai vista. Le soluzioni quali potrebbero essere? Sicuramente quelle di avere un progetto reale di risanamento delle acque, a partire ovviamente dalla depurazione che manca o in molti casi funziona male. E per questa ragione siamo anche sotto, come dire, sotto procedure di infrazione europea. E poi bisognerebbe anche intensificare quelli che sono i controlli sugli scarichi a lago e nel fiume. E ovviamente uno si chiede: ma come? Con quali risorse? Ecco, molti non sanno che negli anni sono stati spesi centinaia di milioni di euro per la promozione del turismo nei vari comuni, anche quelli della Valle Camonica. Ma voglio dire, che senso ha mettere i fiorellini alle porte dei paesi, del lago, della valle, se poi i turisti li intossichiamo con le acque inquinate del lago? Cioè mettere i fiorellini, cioè ovviamente serve un qualcosa di più concreto, e le proposte sono quelle che ho detto poc'anzi: l'epurazione prima di ogni caso, i controlli e le risorse che devono essere utilizzate nel migliore dei modi, perché il patrimonio, quello del lago, è patrimonio di tutti noi, perché questo dobbiamo rispettare. E vorrei fare un appello, perché fortunatamente ci sono dei coraggiosi cittadini che hanno veramente a cuore le sorti del lago, e sono cittadini che vanno dalla Valle Camonica fino alla Francia Corta, che stanno cercando di sensibilizzare la gente. E domenica 17 settembre il Meetup Valle Camonica Alto Sebino ha organizzato una passeggiata ecologica e informativa relativamente appunto non solo al lago di Iseo, ma anche al fiume Oglio, perché purtroppo anche il fiume Oglio, che ovviamente è strettamente interessato, ha dei grossi problemi ambientali. Quindi le soluzioni ci possono essere: più sensibilizzazione, risorse spese meglio, e sarebbe bello prendere esempio anche dei paesi come l'Austria, per fare giusto un esempio di un paese vicino al nostro, che magari ha un'attenzione molto più elevata ai propri laghi, e quanto ne beneficiano tutti: ne beneficia il turismo, ne beneficia i cittadini che ci vivono quotidianamente su quelle terre, e anche i turisti che vengono da fuori, perché la questione è legata anche all'immagine del nostro paese.